Ascolta, il 50% dei matrimoni finiscono in separazione. Meno della metà delle persone separate poi arrivano al divorzio. La diminuzione dei divorzi rispetto alla separazione è data dal fatto che spesso si lascia sul campo come dire, la fiducia nel legame di coppia. E questa è una situazione che sta verificando sempre più spesso e sempre di più nei nostri studi, sia nei servizi pubblici che negli studi, avremo persone singole o coppie o adolescenti che fanno parte di famiglie ricomposte. E quindi sta diventando una situazione che, come dire, aumenta di numero a velocità esponenziale. Pensa che nel 2000, quando abbiamo incontrato Florence Kaslow, che si parlava, come dire, dei sette stadi del divorzio e ci nominava le famiglie ricomposte, sembrava che fosse una realtà assolutamente difficile che non avremmo chissà quando incontrato. In realtà, nel giro di pochissimo tempo, è diventata una realtà quasi dominante. È difficile incontrare persone che di riffo di gaffa non siano parte, membri, non vivono, non convivono in una situazione di famiglia ricomposta.